una mattina tra gli studenti di studi umanistici per Renato Cappuccio, direttore artistico del Napoli Teatro Festival, una lezione per approfondire il tema della cultura e per diffondere tra le giovani generazioni l'amore per il teatro. L'occasione di stamane è stata anche organizzata per presentare le metamorfosi del testo, tradurre e mettere in scena Shakespeare, realizzato in collaborazione con il master di secondo livello in drammaturgia e cinematografia. Cappuccio ha affrontato con gli studenti nel corso del suo intervento anche l'attualità del drammaturgo inglese. Abbiamo deciso di proporlo in questa discussione pubblica con i ragazzi dell'università perché si tratta di un classico che però viene riattivato, viene riscritto e il festival è molto attento a quelle che sono le operazioni della drammaturgia contemporanea. In Italia abbiamo vissuto un periodo singolare nell'Ottocento, quando cioè un compositore come Gioachino Rossini ad appena 24 anni poteva entrare al Teatro Argentina e rappresentarvi il suo Barbiere di Siviglia. Oggi, nonostante ci picchiamo di essere moderni, nessun ragazzo a 24 anni potrebbe entrare in un teatro lirico italiano, anche se fosse un genio. E dunque lo scopo del Napoli Teatro Festival è rimettere al centro anche le scritture contemporanee, al centro della propria attività, della propria programmazione.